Una fottuta cazzata. È una fottuta cazzata. Uno dei film più sopravvalutati che abbia mai visto. Cioè, proprio non ho capito come abbia potuto avere così tanto successo. È solo spazzatura. Mi sembra un po' esagerato. Per me è un film rivoluzionario. Pensa alla sceneggiatura. Certe scene sono geniali. Ok, vediamo la scena del pugile. C'è un tizio che investe il Negroni. E va bene. Poi gli sfascia la macchina, mentre l'altro si rialza mezzo scassato. Non contenti, si mirano, si sparano pure. Uno scappa, l'altro lo insegue e finiscono in un negozio. Sembra un negozietto tranquillo, e invece no. Dietro ci sta il proprietario e il suo amichetto sbirro, che sono dei sadici del cazzo, in più chissà di quel cazzo. Li prendono, li legano, li portano allo scantinato e li incrolano a sangue. Una fottuta cazzata. Mauro, chiudi quella fogna, e questo è il mio idolo. Ah, è l'idolo del cazzo. Perché dovrebbe essere una cazzata? Ma come perché? Che sceneggiatura è? Zero, nulla. Solo un protesto per far morire la gente nel modo più splatter possibile. Mauro, cosa dici? Tarantino è un pittore. Un pittore che dipinge con pennellate color sangue. Ma cosa dove cazzo è letto? È un mio pensiero. Ah, certo. Ma fanculo. Francesca. Francesca Uni. Francesca a casa. A me sembrano tutte cazzate. Prendi 3-4 tizi, aggiungi un paio di flashback, le storie si incrociano e poi nel gran finale muoiono tutti ammazzati tra di loro. Eccolo qua, capolavoro. Sono tutti così i figli di Tarantino. Pallottole e gente affettata. Non ti pare di riassumere un po' troppo la cosa? Hai ragione. Pallottole, gente affettata e dialoghi senza senso. Federica. Stefania. Stefania a casa. Che due coglioni. Cazzo fai, ridammelo subito. Te lo ridò quando abbiamo finito la partita. Sono 20 minuti che scassi le palle con sto cellulare. Federica e Stefania. Cazzo, che due coglioni. Da una parte poi sento parlare di gente affettata. Dall'altra, te con ste tipe. Ridammi il cellulare. Mi prometti che lo metti via? Ci faccio quel cazzo che mi pare. Allora me lo tengo io. Fuori, la prossima volta lo lasciamo a casa questo, eh. Ma che cazzo stavo dicendo? Forse, vado al cesso. Oh cazzo, siamo in ritardo. Finiamo questo e andiamo. Qualcuno ha preparato i panini? Chi se ne doveva occupare? Simo, ma hai fatto i panini? No. Perché no? Non ci credo. Che cazzo vuol dire che non ci credi? Simo, sei il solito vecchio stronzo, di che non c'hai voglia piuttosto. Ragazzi, è una questione di principio. Robe salate, calde. Robe dolci, fredde. Che cazzata. Ma state ancora giocando? Cristo, è tardissimo, dobbiamo andare. Qualcuno ha fatto i panini? No. No, perché no? Non li doveva fare Simo? Non ci crede. Che cazzo vuol dire che non ci crede? È una questione di principio. E fammelo dire da lui. Senti Simo, non me ne frega un cazzo se non credi nei panini. E tantomeno della tua questione di principio. So che l'altra sera ti hanno offerto uno al Vicca una burger e te lo sei mangiato di gusto. E allora vaffanculo! Ma vaffanculo te, rompito. Siete due rotti in culo, mi sbaglio. Ma dove cazzo vai? E me lo anch'io, no? Non sono rotto il cazzo. Ma guarda sti stronzi! Guarda che lo stronzo sei tu. Ma va a cagare. Francesca. Francesca Uni. Francesca a casa. It's another year for me.